L'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo ha attivato presso la propria sede una sala lettura studio riservata agli studenti, una scelta fatta in considerazione della recente criticità sollevata dagli studenti sulla ridotta disponibilità di tali strutture in città. Il locale dispone di circa 16 postazioni provviste di tavoli, sedute, riscaldamento, illuminazione, prese elettriche per il collegamento dei dispositivi informatici personali e wifi libero per vivere al meglio lo studio universitario e non solo. Abbiamo attivato in modo veloce questa aula studio, visto anche le richieste, le necessità appunto da parte degli studenti per fare in modo che gli studenti abbiano una disponibilità, un posto tranquillo dove concili anche allo studio. È una sala piccola perché purtroppo questi sono i nostri spazi, ci siamo privati di una parte degli uffici dove abbiamo realizzato quest'area. C'è da dire che questa viene gestita dagli studenti, verrà autogestito tramite una borsa lavoro, perciò oltre alla conciliazione allo studio, ma c'è anche un minimo di ritorno economico anche per lo studente. La struttura verrà, l'aula verrà aperta i pomeriggi, dal lunedì fino al sabato. Ci sono gli orari e vogliamo cercare di dare sempre a Teramo città un'identità universitaria, sempre più di città universitaria. È un luogo quindi anche di incontro e di servizio per gli studenti teramani. L'obiettivo è quello di cercare di sempre più identificare questa città, migliorando i servizi appunto agli studenti per mettere il loro agio. È un anticipo dell'altra casa della residenza universitaria che ha numeri molto più importanti, dovremmo stare su circa 100 posti l'altra sala, quella che stiamo realizzando nella nuova residenza universitaria. Qui sono 16 posti, c'è l'ausilio del wifi. Ci sarà nominato un responsabile di sala che sarà uno stesso studente che avrà una borsa lavoro e che curerà il giusto utilizzo di questa sala, sia nei servizi che nei locali, negli spazi, nel mobilio. L'orario sarà tutto il pomeriggio, quindi sarà dalle 2 alle 7 tutti i giorni, escluso la domenica. Partiamo in questo modo, vediamo poi l'orario può essere modificato in relazione alle esigenze perché prenderemo anche le presenze e ci renderemo conto anche delle cose. Ci siamo messi sostanzialmente complementari alla biblioteca che è aperta sempre la mattina e tranne i due pomeriggi e quindi cercando di migliorare l'offerta ai studenti.